Allora, siamo sulla penisola che non si incula nessuno, nel senso che proprio penso che l'ultimo visitatore di questa penisola sia stato qualche decina di anni fa e non ci è bastato, dopo essere arrivati sulla punta, abbiamo dovuto ficcarci su questa meravigliosa strada per andare a vedere una chiesa abbandonata, probabilmente con il parroco che si è impiccato molti anni fa, e troveremo il suo cadavere in decomposizione, sempre se ci arriviamo. Siamo in un'allegra grotta sotto il ghiacciaio. Anzi, sotto il ghiacciaio, vicino al ghiacciaio. Erika mi vuole far fare lo speleologo, che è una cosa che invece a me mi disturba abbastanza, però queste formazioni di ghiaccio sono molto belle. Adesso però io voglio andare fuori dai coglioni. Vabbè, dopo aver esplorato l'allegro lavatube con le frontali, abbiamo deciso, già che siamo qui, di fare anche un bel giro alla base del ghiacciaio dell'Hangzhogul, che non è il primo ghiacciaio, però l'avevamo già visto, è uno dei tre ghiacciai grandi. E questa strada di merda bellissima porta alla base del ghiacciaio, in teoria campo base, da cui si entra poi in una calotta glaciale. Peccato che ci siano 100 km all'ora di vento fuori e piove, e vabbè, noi andiamo comunque a vederlo, che non si sa mai. Viva!